Ciao, come va? Oggi ho preparato per voi un'attività di comprensione orale per il livello principiante, quindi il livello A1. Ascolteremo insieme una storia molto semplice, ho cercato anche di parlare abbastanza lentamente e vi ricordo che sul mio sito potete trovare la trascrizione di questa storia con una lista di vocaboli, un test di comprensione e diversi esercizi. Nell'episodio precedente, Arturo, Macchia e Mandarino hanno avuto un problema durante il check-in. Per fortuna adesso tutto è risolto e i tre possono proseguire verso i controlli di sicurezza. Buongiorno, salve. Ha per caso oggetti elettronici nel suo zaino? Laptop? Tablet, cellulari. Ho un computer portatile e un tablet. Il cellulare ce l'ho in tasca. Allora deve toglierli dallo zaino e dalle tasche e metterli in questa vaschetta. Va bene. Gli permetti di darti ordini così? Devi fare questo, devi fare quello. È il suo lavoro, Mandarino. Lo fa per la sicurezza dei passeggeri. Perché non è sicuro lasciare un tablet nello zaino? Non lo so perché, Mandarino, ma è così. Porta anche dei liquidi? Sì, ho una bottiglina d'acqua e uno shampoo. Mi dispiace, ma deve buttare l'acqua. Sono consentiti solo liquidi in contenitori da 100 millilitri al massimo e questa è una bottiglia da 250 millilitri. E tutti i liquidi devono stare in una bustina trasparente. Ha anche deodoranti, dentifricio, schiuma da barba. Ho un deodorante e un tubetto di dentifricio, ma perché sono considerati liquidi? Sì, e se non ha la bustina di plastica, gliela do io. Non ce l'ho. Allora, lo shampoo è troppo grande, da buttare. Il deodorante pure, da buttare. Ah, bene, il dentifricio è 100 millilitri. Può tenerlo e metterlo nella bustina trasparente. Neanche adesso reagisci. Ti sta obbligando a buttare tutto. Mandarino, basta. Vuoi mettermi di nuovo nei guai? Per caso porta oggetti infiammabili, forbici, coltelli? Digli che porti armi, bombe, fuochi d'artificio e frecce. Vediamo come reagisce. Meno male che non possono sentirti. Ha capito quello che ho detto? Sì, scusi. No, non porto oggetti pericolosi. Ok, allora può mettere lo zaino in un'altra vaschetta e poggiarla sul nastro. Va bene. Se ha una cintura, la deve togliere e metterla nella vaschetta. Ha qualcos'altro nelle tasche? Spiccioli? Chiavi? No, non ho la cintura e le tasche sono vuote. Ok, allora può passare attraverso il metal detector. Appena Arturo passa attraverso il metal detector, comincia a lampeggiare. Si può togliere anche le scarpe, per favore? Va bene, fai proprio tutto quello che ti dice. Se ti chiede di toglierti i pantaloni e poi anche le mutande, tu che fai? Mandarino, per favore, smettila di dire scemenze. Arturo passa di nuovo attraverso il metal detector che ancora una volta lampeggia. La devo perquisire. Può alzare le braccia?
Ora ti tratta anche come un criminale e non dici nulla? Non hai un po' di dignità? Mandarino, sto perdendo la pazienza. Mamma mia, come sei sensibile! Scusi, può aprire anche lo zaino? Certo, ma avete visto qualcosa di strano? Non porto niente di illegale. Dobbiamo controllare un attimo i suoi effetti personali. Togli il laptop, butta via l'acqua, alza le braccia, apri lo zaino. Non hai capito che sei il loro schiavo? Mandarino, ora basta! Peccato che non ho davvero una bomba con me, perché ho una grandissima voglia di buttartela sulla testa. Cosa? Ha detto bomba? Presto, bloccatelo e portatelo via! No, non ho davvero una bomba, era solo... Silenzio! Da questa parte! No, di nuovo! Maledetto, maledetto! Ricordate che diventando membri di Italianglot su italianglot.com potrete scaricare le trascrizioni e gli esercizi di tutti gli episodi dei miei podcast, fogli di lavoro con attività di vocabolario, grammatica, comprensione orale e scritta, e avrete l'accesso a tutti i miei corsi interattivi dal livello A1 al livello B1. E se vi è piaciuto questo video, non dimenticate di mettere un like e di iscrivervi al canale cliccando sulla campanella per ricevere notifiche ogni volta che pubblico un nuovo video. Ciao!